Un cordiale saluto da Joe di Next Survivors e oggi siamo qui di nuovo ritrovati a una nuova prima impressione. Oggi vi parlerò di Gomaden Shutentoji. Ai lettori di lunga data, questo manga suonerà molto familiare. 27 anni fa, due giovincioli, Go Nagai e Masato Natsumoto, hanno collaborato insieme nel creare un manga tutt'oggi ricordato come uno dei più grandi seinen mai fatti, ovvero Shutentoji. Il manga di cui parlerò oggi si tratta semplicemente del remake sequel rifatto in chiave moderna dai i due stessi autori che dopo 27 anni si sono ritrovati a collaborare di nuovo insieme per creare un capolavoro dello stesso livello del recente seinen. E ce l'hanno fatta? Il protagonista del manga è Doji. Doji è un quindicenne che non ha fatto niente di speciale fino ad allora nella propria vita. Aveva vissuto 15 anni nella più completa tranquillità, ma ultimamente si sta accorgendo di avere strani presentimenti. Inoltre ha molte ossessioni e fantasie verso una ragazza della sua classe, chiamata Maki. Vabbè, fin qui non c'è niente di strano. Tutti gli adolescenti hanno una fantasia sessuale verso una ragazza o un ragazzo. Sta di fatto però che la fantasia che ha Doji è un po' troppo, diciamo, strana. Lui ha un forte desiderio di divorarsi Maki. Ciò mette in dubbio molto la sua umanità, ma anche la sua sessualità. E molto probabilmente è anche parente di Suarez. Però ora lasciamo stare i mondiali di calcio. Ma successivamente ad alcuni avvenimenti, il nostro aspirante Hannibale si rende conto che le sue previsioni non erano affatto false. Aveva visto giusto, infatti, dietro a questi suoi sogni e a queste sue ossessioni si celava un briciolo di verità. Si sta avvicinando una grande catastrofe, l'apocalisse degli Oni, in italiano l'apocalisse dei demoni. Gli Oni sono creature mistiche del folklore giapponese che ricordano molto i demoni. Ma non tutti gli Oni sono malvagi. Uno che si comporta nepro è proprio Shutentoji, che nei primi tre numeri che ho letto non ha avuto una grandissima importanza e soprattutto non abbiamo scoperto da che parte sta e ha intenzione o no di aiutare Doji nel combattere l'apocalisse dei demoni. Il demone che possiamo dire è quello più buono, diciamo, è Gohi, il demone guardiano, che sin dall'inizio si è schierato dalla parte di Doji, proteggendolo come un figlio. Nel corso della storia ci saranno molte altre avvenimenti, però non sarò qui a dettarveli perché io vorrei farvi sfigare a leggere questo fumetto, che a mio parere è una sana lettura, nonostante abbia anche questi i propri difetti, ma mi limito a questo punto perché non voglio spoilerarvi più di tanto. Parlando appunto dei lati positivi del fumetto, in primo piano metto immediatamente il disegno fatto da Masato Natsumoto. Il disegno è particolareggiato fino ai minimi dettagli e adoro molto questa complessità, soprattutto riguardando i vecchi disegni fatti nel primo Shutentoji. Il disegno è cambiato dopo 27 anni, è diventato più moderno e più godibile anche per i giovani. Inoltre il volumetto è presentato con una bella sovracopertina. A mio parere la storia è originale, ma chi ha letto il prequel e chi è fanatico della tipologia seinen considererà molto probabilmente la trama del fumetto molto banale. Nonostante ciò, il titolo presenta bene il lato horror e quello pornografico che dovrebbe avere ogni seinen, anche se non con lo stesso splendore del primo Shutentoji. La cosa però che ho apprezzato meno del fumetto è la scarsa caratterizzazione dei personaggi terziari e di sfondo, come per fare un esempio gli amici del protagonista Doji Enno. Questi, o davanti alla morte dei propri genitori per via di un demone, o davanti alla stessa apocalisse dei demoni, rimangono indifferenti. Molto indifferenti. Alcuni di questi diventano, diciamo, servitori dei demoni, cioè Shiki, grazie al potere di Kohi, e anche loro iniziano a combattere. E anche loro assumono un ruolo fondamentale nel contrastare l'apocalisse dei demoni. Concludo qui il terzo episodio di Prime Impressioni. Vi ringrazio di averci ascoltato. Iscrivetevi, condividete e mettete un bel dito alzato qui sotto. E vi ringrazio per la seconda volta consecutiva in una frase. E vi ringrazio per la terza volta un seguito in una frase. Ciao! Bella linea!